Gerardo, non è Berardo, Bernardo, in camera, la metterà allo studio. Questa è una medizione. Abbiamo visto che qualcuno ci ha pensato, però anche noi avevamo la stessa idea, quindi è sempre un buon ricordo e una bella. Però noi l'abbiamo data completa. In aggiunta, oltre alla completezza, la cornice è bellissima, c'è, no, c'è anche sono i simboli dell'Eucaristia, bellissimi, sì, e la Madonnina. La Madonnina. Sì. Dietro abbiamo lasciato una piccola dedica, la nostra rappresentanza degli scalzi, quindi che tutti la sei bravissimi. Era un minimo che potevamo fare per te, don Andrea. Andò di là. Qua, va al centro qua. Non c'è una destra per prendere la roba di lì della lì. Ci ha detto coso. C'è andato il stampatore. C'è andato il stampatore, ah benissimo, perché noi siamo poi lui è passato. Non succede niente. Dei grandi prodotti, ti ricordiamo a Carnera, Conti. Sì, sono morti parecchio. Di chi riceve. Ce ne vuoi un'altra? Come dei due? Ah,
Vuole bene, eh? Andrea, ma domani ci vediamo a pranzo? Chi sì. Ah, qui, bene. Da dove c'è il mio? Di quella stanza di questa francese sposì su proprio il mio ginocchio. Che mi noi abbiamo attraversato tutto il lavoro di una volta, voi non l'avete conosciuti. Salvati ad oggi. Attenzione prima, la creazione. Tutti gli schemetti. Tra l'altro ci ha fatto chiamare, ci ha cercato disperatamente Don Andrea. E noi che vorrà Don Andrea? Siamo andati giù alle Spreda a sentire quello che voleva. E quando che siamo andati giù? E lui è stato contentissimo perché veramente un buon momento. Cioè, dovuto che faccio? Vengo su, glielo porto, so dove abita, vado là e non lo trovo. E non dava, tu che abita vicino a voi. No, siamo di noi a prendere. No, però lui ha detto, ti devo cercare, ti devo cercare. Siamo andati fuori. Sono rimasti a bocca aperta. Un quaderno di 50 anni. Lui riconosce la sua vita. È stato un documento, bisognerebbe conservare. E allora si studiava, vedete, ogni lezione i ragazzi stavano attenti, prendevano appunti, facevano gli schemi. Era esigente, non è? Avevano un maestro. Un maestro. C'era mia madre che mi faceva, mi aveva fatto la maglia, ai veri, la maglia da prendere, ai veri, ce l'ho ancora a casa. L'ha attaccato col sta ritagliato, ci aveva attaccato. Ma che si prende? Mi andò di scendere le scarpine e svolte. Poi dopo, un giorno che si è venuto a tirare, nel 74, ancora stai qua? La prima persona che incontro chi è stato? Io e lui, la prima persona, ho fatto l'altra e sto grigio. Ma che stai a fare? Perché sei grigio? Ti manca l'alimento, non c'è più un po'. Non dico che fa. Il giorno dopo lei stava a lavorare sotto casa. Ebbene, sì, ma ti dico, è un gran zando. È un gran zando. È uno che si sa, si fa si rispettare quando vuole. Va bene. Beato te, beato te. Io credo che ho potuto considerare. Sei un patriarca, hai scelto il posto giusto. L'abbiamo messo per il posto su. Ehi, ma siamo ma tutti tanti, sempre nei tuoi modi. Io ho fatto tutte le variazioni. No, poi non so.
Ragazzi, ci veniamo a bere, eh? Sai chi è questo qua? È il dottor Gerardo Rossetto. È un bravissimo decadenista e si interessa di tutti i nonni di Villanova. I nonni, ce n'ha 505. Andrea, grazie, sei generoso e gentile. Ma era tu? Più generosa ancora, vabbè, no? Pippa, Filippa, prendi qualcosa, alzati. Vittorio, dita niente se tu non piace. No, sì, io, don Andrea, glielo do. Don Andrea, dopo non so che niente, a noi, Andrea mi ha dato questo. Agata, guarda. Guarda, io sono riprendi. Ma che mi ha ripreso? È un evento questo. Sei immortalare, vai. Emozioni, devi essere molto serena e contenta, è vero? Eva, guarda, tutti avete lasciato qui. Lasciate chiacchierare da Dario!
auguri quando ci sei io. Ci vediamo di nuovo. No, sì, devi salutare tutti quanti. Anche lui, anche lui. Ci vediamo, vediamo. Per la banda. La banda. Ecco, è un bambino. La banda è un bambino. La banda. Mi piace. Però aspettiamo.
Pure a me, vedi che non è diverso.